Il Volerio è società sempre più solida che opera fra Ponte San Nicolò, Salboro e Volta Barozzo alle porte di Padova. Ha una serie D femminile ma fonda il proprio lavoro sul settore giovanile che oltre ad avere grandi numeri propone un livello qualitativo molto buono. Questo è il terzo biennio in cui riceviamo la certificazione di qualità a livello nazionale dalla federazione per il settore giovanile. Ogni anno facciamo una fortissima raccolta nelle scuole con un progetto scuola molto ben fatto. Sono 5 anni che facciamo 2/3 under 12, presentiamo i campionati 2/3 under 12. Quest'anno abbiamo presentato insieme al Pallavolo Padova anche un under 13 maschile e diciamo abbiamo un under 13 femminile per il momento che va molto bene, un under 14, un under 16 femminile che sono tutte e due approdate al campionato d'eccellenza. Gli allenatori del settore giovanile operano già da qualche stagione con la stessa squadra ed i risultati arrivano come in under 14. Sono soddisfatissima perché le ragazze mi seguono molto, sono tutte ragazze che hanno voglia di imparare e di crescere, quindi è un gruppo che potrà dare ancora tantissimi risultati. Ed anche in Under 16 l'obiettivo stagionale è già stato raggiunto. È da 2 anni che noi siamo insieme, anche l'allenatore ce l'abbiamo da 2 anni, siamo un gruppo molto unito anche al di fuori dell'ambito pallavolistico. Quest'anno siamo riuscite ad arrivare nuovamente in eccellenza, noi ragazze che l'anno scorso eravamo in under 14 e diciamo l'obiettivo principale è stato raggiunto. Metà sono l'under 14 che l'anno scorso è arrivata seconda al campionato provinciale e l'altra metà invece sono ragazze già che facevano l'under 16. Quest'anno l'obiettivo era arrivare all'eccellenza non per vincere il titolo ma principalmente per poter giocare 10 buone partite nella fase di eccellenza. E ci stiamo comportando abbastanza bene. Se ogni anno riesco a portare un under 16, un under 14, un under 13 a tra le prime 8 società di Padova, l'obiettivo è già raggiunto. Spero di avere con loro la seconda divisione e ovviamente noi avendo anche la serie D, sperando di riuscire almeno qualcuna ad andare lì e di sicuro non ci divideremo. Ma Volerio da qualche stagione è anche settore giovanile maschile. Oltre ad un under 18 c'è un under 13 in collaborazione con la società della Pallavolo Padova. Questa squadra è nata dalla collaborazione della società Rio e della società del Pallavolo Padova, e proprio per aumentare il numero dei ragazzi nel settore maschile. L'obiettivo è quello soprattutto di far crescere questi ragazzi e di farli sentire effettivamente un'unica squadra. È una conseguenza del progetto scuola, nel mini volley arrivano dei maschietti, da soli non riusciremo mai a fare nulla perché non siamo un bacino abbastanza ampio e quindi ci siamo associati con la Pallavolo Padova, anche perché è limitrofa a noi, si allenano vicino a noi e continueremo a collaborare con loro.